Filumè, sono 10 giorni che ti sto aspettando. Mi pare di essere diventato un poliziotto. Che vuoi? Parlare! Ma come posso parlare se sta in piedi? Fammi sentire dalla tua bocca che quello che hai detto è una bugia. Ora ti sei calmata ed è giusto che pure io sia calmo. Non c'è una cosa che hai detto che non sia campata in aria. Senza contare poi la storia della data sul biglietto da 100 lire. Andiamo, Filumè! Tu sei analfabeta. A te per scrivere ti ci vuole una piazza grande. Figuriamoci. È vero. Ma ci sono soltanto 3 numeri. Una data. E quelli li so fare. Poi mica li ho scritti pensando di fare un ricatto. È stata una serata importante. Bella. Come fai a non ricordartela? Che anno era? Stavamo sotto i tedeschi. Gli americani. Ma che vestito da nevo, che scarpe! Ma quanto sei malamente. Ti ricordi l'anno, il giorno di un paio di scarpe? E non ti ricordi di quella... E che ci devo fare? Vent'anni! Com'è cambiato il mondo, è come sempre uguale. Case, palazzi, grattacieli. In mezzo. Un dramma vecchio come il nostro. È vecchio perché sei tu che vuoi che sia vecchio. Anche in America ci stanno tanti grattacieli. E dentro i grattacieli dei drammi vecchi. E il guaio è un altro. È che prima ci avevamo un cuore grande così. E adesso guarda come sei ridotto. Filumè. Ma come, te ne vai via così? Ma che fai? Ti sei messa il rossetto un'altra volta?